Per potenziare la rete dei canali navigabili del Veneto, la Commissione europea ha stanziato 11 milioni di euro, un contributo che consentirà di potenziare e valorizzare la rete di vie navigabili della regione, proseguendo il lavoro svolto finora. Con queste parole, la vicepresidente e assessore alle infrastrutture e trasporti del Veneto, Elisa De Berti, ha commentato l'assegnazione da parte della Commissione europea di 11 milioni di euro al progetto VIUS, presentato da Infrastrutture Venete nell'ambito del bando CEF Transport 2021. Il progetto ha un valore di circa 22 milioni di euro e il finanziamento europeo è appunto pari al 50% e mira a sbloccare le potenzialità di navigazione del sistema delle vie navigabili interne del Veneto attraverso il potenziamento di varie infrastrutture lungo due dei suoi tratti più importanti. Infrastrutture Venete ha presentato l'unico progetto che a livello nazionale è stato finanziato dalla Commissione dell'Unione Europea nel settore della navigazione interna. L'obiettivo è di adeguare le vie navigabili seguendo così le strategie del piano di lavoro del corridoio mediterraneo, rimuovendo importanti strozzature che ostacolano la navigazione lungo il sistema idroviario del nord Italia, favorendo così un incremento del traffico fluviale lungo il corridoio mediterraneo e generando un effetto rete, vista anche la posizione strategica del tratto Veneto in collegamento con il corridoio scandinavo-mediterraneo e il mar Adriatico. È tempo di ripensare all'utilizzo delle vie navigabili interne. Questo avrebbe ricadute rilevanti su logistica, commercio, traffico, decongestionando le arterie stradali, oltre che sull'ambiente, sul turismo e sulla cultura, ha concluso la De Berti. SD Auto. Aperta a tempo pieno tutte le sue attività di vendita, nella sede di Borgo San Giovanni 1195 a Chioggia e in quella di via Emanuele Filiberto 27 ad Adria. Noleggio auto, officina, carrozzeria e centro revisioni. SD Auto vi aspetta.